nuovo video del Pipatore in America. Oggi sono venuto in questo luogo suggestivo, approfittando della zona gialla per tornare a fare video un po' più bellini e per parlarvi di questo tabacco che appartiene alla mia gioventù piparia, quindi alla mia storia personale. È un tabacco che mi è venuta voglia di riprovare dopo avervi parlato un mesetto o due fa del Balkan Brebbia. E questo perché sia, vabbè, è la stessa marca, è sempre Brebbia, ma principalmente perché questo tabacco lo fumai nello stesso periodo e mi pare proprio subito dopo, quindi prima fumai il Balkan Brebbia e poi andai a comprare il Brebbia Balkan, l'Latakia Flake, no scusate, Brebbia Latakia Flake numero 9, non Balkan. Io però di questo tabacco non ho, come si può dire, particolari ricordi relativi al suo gusto, al suo sapore. Mi ricordo semplicemente che è stato il secondo o terzo flake della mia vita, prima è stato il Park Lane, poi non ricordo se ho fumato prima il Capstan o prima questo, però cambia poco. Quindi mi ricordo queste fette di tabacco scurissimo, nero, quindi adesso andiamo a vedere com'è, perché sono curioso di vedere se è lo stesso o se è più chiaro, e soprattutto mi ricordo queste fette polverosissime, difficilissime da fumare. Per me era veramente un casino fumarle, quindi non è che lo fumai con grandissimo piacere. Però di nuovo, non so nulla riguardo il sapore, quindi vale la pena riprovarlo e sarà un po' come provare qualcosa di nuovo. Questo tabacco viene dichiarato come Virginia e Latakia prestati insieme, non so se ci sono orientali o altro, secondo me è sempre buona norma aggiungere un po' di orientali per, come si può dire, legare un po' il Virginia e Latakia, ma insomma vedremo. C'è da dire una cosa, una curiosità che forse molti in Italia non sanno: questo tabacco prima veniva dichiarato, come anche il Balkan, con Syrian Latakia, con Latakia siriano, e infatti quelle latte lì, marcate Latakia siriano, in America raggiungono delle quotazioni molto molto elevate, stiamo parlando di 50-60 dollari a lattina. C'è un po' la fissa del Latakia siriano in America, quindi tutti i tabacchi che lo dichiarano vanno a queste cifre, anche quello di McBaren, il Vintage Syrian, che vi devo dire. Io valuto sempre il tabacco nel complesso, secondo me non è solo un componente a fare la differenza, però comunque è solo una curiosità. Che altro c'è da dire? Sulle M in flake in realtà esiste tutto un dibattito, perché ci sono due grossi, come si può dire, filoni. C'è chi li trova semplicemente un tabacco come un altro, e invece c'è chi li odia con, proprio vedendoci, il male assoluto, la perversione, il sadismo. Le motivazioni sono in realtà interessanti, per questo volevo citarle, perché c'è chi ritiene che il processo di pressione e fermentazione a cui sono sottoposti i tabacchi pressati, che va notoriamente a desaltare, a cambiare il sapore del tabacco, a desaltare alcuni aromi, rischia di creare delle bombe latakiose molto sbilanciate. È effettivamente un rischio che vale un po' per tutti i tabacchi caratterizzanti, quindi anche se fate un vapor con tanto perique, rischiate la stessa cosa, o il Kentucky uguale, quindi effettivamente va fatto con un po' di maestria. Però poi nei fatti abbiamo l'esempio del Penzance, no? Che è probabilmente la EM migliore del mondo, ed è un tabacco pressato. Certo, è una pressione molto leggera, però è pressato. Comunque, non mi resta che provarlo. Questo è fatto da Dan Tobacco, o Planta, non ricordo mai. Secondo alcuni è la versione rimarcata del Old Ironside. Onestamente questo non lo so, perché non l'ho mai provato, l'Old Ironside. Basta, non mi resta che aprirlo e provarlo. Sono veramente curioso, soprattutto anche di fumare un po' una M dopo l'ultima settimana passata a fumare l'Old Gowrie e prima ancora il Regent Street, tabacchi che non mi hanno fatto impazzire. Quindi adesso cambiamo proprio direzione. Andiamo a vedere, poi aspetto i vostri commenti, perché so che è un tabacco molto consumato in Italia. Comunque, quanto è bella la lattina piccolina, mi è sempre piaciuta. Andiamo. Allora, ecco la latta, come vi dicevo, Virginia e Latakia prestate insieme. Una volta qui c'era scritto Virginia e Syrian Latakia. Magari se ritrovo la lattina vecchia che ho, la prima che ho fumato, vi faccio vedere la differenza. Poi non è che ci sia scritto molto. L'ho comprato in tabaccheria, ma il sigillo è quello vecchio, quindi questa sarà una latta di almeno 2 o 3 anni fa. Proviamo ad aprirla. Ecco qui. È proprio come me lo ricordavo, così impacchettato, lo stesso logo che abbiamo anche sul Balkan, e le fette sono in realtà molto più chiare di quello che mi ricordassi. Ecco, così si vedono bene. L'odore però è proprio buono, molto latakioso, molto affumicato. Di nuovo, l'unica cosa che mi ricordo è che le fette erano proprio nere una volta, adesso invece è più un marrone. È bello comunque, molto bello.
L'umidità è giusta, anzi tende un po' al secco, quindi sarà perfetto. L'odore è super, è molto latachioso, molto molto affumicato. Che vi devo dire? È polveroso come mi ricordavo. Ma ragazzi, mi fa venire voglia di fumarlo, eh. Non è dolce come il Penzance o altre M, non ha quella nota lì, è solo super affumicato, super latachioso. Magari prendendo un po' d'aria cambierà un po', però l'odore in sé del tabacco mi fa venire voglia di fumarlo, quindi spero di divertirmi un po' questa settimana. Comunque sì, è bello scuro, magari è veramente 50 e 50, è bello scuro, sì, bello, eh. Dai, andiamo a fumarlo adesso. Eccomi, sono qui, sto facendo quella che credo sia la penultima fumata di questo Attacchia Flake numero 9. Dico penultima perché ne ho tenuta una fetta che fumerò oggi pomeriggio, ma soprattutto mi servirà come comparazione per il prossimo tabacco, di cui vi dirò alla fine del video. Che vi devo dire? Questo Latakia Flake numero 9 mi ha stupito. È un tabacco assolutamente piacevole ed è un tabacco che è andato ben oltre quelle che erano le mie aspettative, anche perché è decisamente migliore del fratello Balkan, quello verde, insomma, il Brebbia verde di cui vi ho parlato qualche mese fa. Certo, non raggiunge le vette dei miei amati Esoterica, Germans, dell'Exotique di cui vi ho parlato qualche mese fa, però il suo lavoro lo fa, come si può dire, umiltà, testa bassa e lavorare, e riesce perfettamente nel raggiungere quel delicatissimo equilibrio di cui vi accennavo all'inizio del video, ovvero quella difficoltà di combinare il Latakia e pressarlo assieme al Virginia. Latakia rimane un componente predominante e l'assoluto protagonista di questo tabacco, ma non è mai sbilanciato, non è mai esagerato. È un tabacco che si lascia fumare con facilità, grazie al taglio poi fuma fresco, è facilissimo fumarlo a fil di fumo e quindi ottenere tutto lo spettro dei sapori che il Latakia può offrire. Il Virginia effettivamente è molto in sottofondo, non è che si faccia sentire molto, quindi mi manca molto quella morbidità, quella dolcezza che a me piace trovare nelle M, però è ben fatto. Se scalda, tende un po' a pizzicare, però che vi devo dire, assolutamente piacevole. Forse l'Ataque è un po' troppo metallico per i miei gusti, più che essere affumicato, ma di nuovo sono sfumature, dettagli, gusti, quindi per me è assolutamente promosso. Di nuovo, non è nell'Olimpo, però un 7. Forse anche un 7,5 se mi sento buono, glielo do tranquillamente. E forse sarà che appunto avevo delle aspettative molto basse, ma mi ha sorpreso. Tabacco assolutamente piacevole, non è una schifezza, quindi ben fatto. Ed è un tabacco che addirittura ricomprerei anche perché, di nuovo, se volete una EM dal gusto molto pieno, senza poi essere eccessivamente nicotinico, però il gusto pieno c'è, che vi faccia compagnia tranquillo, senza pensieri perché non ha evoluzioni dall'inizio alla fine, questo è veramente il tabacco ideale. Non costa una cifra, quindi assolutamente promosso. Che voglio dire? Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Questo è un tabacco molto fumato in Italia, quindi sicuramente in molti di voi l'avranno provato, quindi mi interessa sapere la vostra opinione. Qua siamo tornati in zona rossa, quindi purtroppo non ho potuto girare anche il finale in un luogo caratteristico, ma spero di poter tornare a farlo presto. A questo punto però mi è venuto in mente di continuare sulla scia delle M, sia perché l'inverno volge al termine, quindi presto tornerò a fumare solo i miei amati Virginia e Virginia Conditi, quindi volevo fumare un'altra M che probabilmente sarà l'ultima di questa stagione e soprattutto una M che in qualche modo ci si avvicina perché è anch'essa una M pressata, è un flake. Sto parlando del McBaren Latakia Flake della serie HH che spero arriverà in Italia a breve e che quando arriverà sarà di certo il concorrente diretto di questo Latakia Flake numero 9. Quindi secondo me poteva essere interessante dargli uno sguardo, mettere vicino le fette, vedere che cosa c'hanno e soprattutto sapere un po' che sapore ha. Quindi questa è l'anticipazione del prossimo video. Adesso inizierò l'altro video, andremo ad aprire, a vedere com'è e soprattutto a fumarla. Che vi devo dire? Di nuovo, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questo Brebbia numero 9, perché sono curioso, e per tutto il resto ci vediamo alla prossima. Ciao!